Allora adesso inviterei Gian Piero Girardi per concludere questa, diciamo, fase, stanziate pure, questa fase di, diciamo, apertura. Gian Piero Girardi che è il direttore dell'Ufficio Provinciale Servizio Civile della provincia autonoma di Trento. Grazie, porto un saluto. Nel mio caso credo che nel detto, nel modo di dire che quando mancano i cavalli trottano gli asini sia corretto, nel senso che non sono esattamente il massimo livello istituzionale di rappresentanza. Mi auguro che l'assessore Ferrari oggi riesca ad intervenire, come ha promesso di fare. È stata bloccata da una giunta di programma, che è una giunta che probabilmente durerà per più ore del normale, quindi da quello non poteva assentarsi, ovviamente. Il saluto a nome della provincia lo porto volentieri, ma anche per dire qualcosa di più, riservandomi poi la possibilità di intervenire nel dibattito, perché le cose che volete dire, anche in riferimento a quello che è stato detto adesso, sono davvero tante. Lo facciamo dopo. Quello che voglio dire è che come provincia abbiamo come struttura della provincia, quindi Ufficio Giovani e Servizio Civile, che dipende dall'Agenzia per la Famiglia, abbiamo una legge provinciale e questa legge provinciale adesso verrà attuata. Sono passati alcuni mesi in cui ci siamo guardati intorno, l'abbiamo letta e riletta. Adesso da gennaio cominceremo a ragionarci sopra e a capire come metterla in atto, anche perché come dire, forse anche un po' per la fretta con cui è stata approvata, non è proprio, come dire, un testo molto facile, ma un po' interpretato, un po' letto, va creata la normativa di attuazione. E questo lo faremo a partire da dopo le feste, lo faremo lavorando con l'ufficio, lavorando insieme agli enti di servizio civile, a partire dalla consulta degli enti, che è l'organismo, diciamo, istituzionale che un po' in qualche modo rappresenta gli enti, ma cercheremo di coinvolgerli tutti per concordare delle modalità di attuazione che saranno prima di una sperimentazione, e quindi cercheremo di capire come sperimentare la nuova normativa, magari affiancandola diciamo, con l'attività normale. E quindi cominciare a provarla nella concretezza. Sarà un percorso che faremo insieme cercando di essere molto concreti. Abbiamo già cominciato a discutere con quelli della consulta, insomma, di non trattenerci dai voli troppo pindarici e provare a mettere insieme una sperimentazione concreta che ci permetta di avanzare, insomma, e capire quali effettive miglioramenti, quali effettivi ricadute può avere la nuova normativa. Questo è un impegno che mi prendo, ma che in realtà abbiamo già cominciato a fare, che vogliamo fare anche in tempi ragionevolmente brevi, perché le necessità sono tante, insomma, il dato che è stato presentato prima di 70 posti a fronte di 350 domande è un dato che ci ha spaventati e preoccupati, perché la nostra risposta era piccolissima e perché le richieste erano davvero tante. Poi vabbè, dentro queste richieste c'è di tutto, bisogna andare a vedere, no? Ci sono quelli che comunque non sarebbero mai venuti, insomma. I numeri magari poi vanno anche un po' letti, vanno anche un po' capiti, però la pressione è notevole, la richiesta è notevole, la disponibilità è grande. Io devo dire, stiamo lavorando sulla formazione dei 70 fortunati, insomma, che sono riusciti a entrare quest'anno. Sono persone di grande spessore, di grande qualità, insomma, sono delle risorse vere per la società e quindi e per la comunità. E quindi riuscire ad allargare questo bacino e coinvolgerne di più credo che sia un dovere che abbiamo e a cui risponderemo. Sulle cose più di merito mi riservo di intervenire dopo, intanto auguro buon lavoro a tutti voi. Grazie Giampiero. Molto bene, allora io